Rotary Club di Patti. Il nuovo presidente è il professore Caccetta e naturalmente non poteva mancare la figlia, la ormai famosa, super famosa giornalista Tindara Caccetta, alla quale chiediamo, ecco, di dirci qualche cosa magari sul nome del papà, sulle attività che ha svolto papà e poi naturalmente un escorso sulla sua splendida carriera. Allora, stasera mio padre prende per la terza volta la presidenza di questo club qui a Patti, è un club service, quindi un club che vuole offrire al territorio servizi, che vuol dire solidarietà, che vuol dire buone azioni e buone pratiche, e io penso che Patti ne abbia bisogno. Mio padre ha un'esperienza nel suo lavoro, è professore universitario nella sua materia di economia, che potrà, penso, mettere al servizio di questa comunità insieme a tutti gli amici e colleghi che ci sono qui con lui stasera, e quindi questo penso che possa essere anche un beneficio per tutta la città. Ritornando un attimino all'indietro, con Tindara Caccetta 21 anni fa che esordiva su una mitica televisione esistente a Patti, ovvero Rete 6. Ricordi qualche cosa, dai, facciamo i seri. Eravamo insieme su una scrivania in una palazzina alla Playa qui vicino. E il nostro editore era Caleca, è stata una bella avventura, Carmelo tu lo sai molto bene, forse anche molti di quelli che ora ci seguono se lo ricordano. È stata importante per la città di Patti perché penso che abbiamo fornito un buon servizio, abbiamo lavorato tanto, coprivamo tutta la provincia, che per una televisione piccola come era la nostra con pochi mezzi era un grande risultato. Eravamo un gruppo di amici e molti di noi continuano a fare ancora quel lavoro. Qualcuno ha cambiato mestiere, però ricordiamo sempre quell'avventura come qualcosa di importante e positivo per noi e per il paese. Ora ce ne sono tante altre, in realtà con il digitale è molto più facile fare televisione e fare informazione, accessibile a tutti, e quindi forse ora quell'avventura, quando lavoravamo con quelle grandi telecamerone, con quei mezzi così che oggi sembrano arcaici, può sembrare qualcosa di troppo lontano, però è stata importante per il paese e peccato che sia finita. A proposito, ricordi la tua prima intervista alquanto importante? Allora, la mia prima intervista me la ricordo benissimo perché ero molto agitata, non avevo mai tenuto un microfono in mano ed era qui vicino al Teatro Greco di Tindari ed era Franco Battiato. Fu un'intervista bellissima perché lui fu un gran signore, perché comprese la mia insicurezza, la mia incertezza. Io mi ero preparata in maniera meticolosa, feci tante domande, lo fece arrivare tardi al concerto, però fu un'esperienza molto, molto bella. L'altra intervista, questa volta politica, svoltasi a Milazzo, chi era? Milazzo non me lo ricordo, Carmelo. E fai bene a non ricordarlo allora. L'ho ricordato adesso, come no, quella però non fu la prima, perché io mi ricordo molto bene, io ho cominciato nel 94 e la prima intervista fu a Franco Battiato, nel 96 fu a Silvio Berlusconi, ecco, che allora venne a fare campagna elettorale in Sicilia e venne a fare tutto un giro tra Milazzo, Messina, e anche quella per me fu un'esperienza importante perché io ero alle prime armi e con quella campagna elettorale intervistai tanti leader politici, Veltroni allora, Berlusconi, i protagonisti della scena politica di allora. Ultimissima domanda, così non è. Onestamente, pensavi di poter arrivare dove sei arrivata? Io lo dico a chi ci ascolta, però lo dico soprattutto a te, Carmelo, ho lavorato sempre tantissimo, dal primo giorno in cui ho cominciato questo mestiere, ho sempre lavorato tanto credendo, cioè qualunque cosa ho fatto l'ho fatta con grande impegno, con il cuore, con l'entusiasmo, con la voglia di fare sempre meglio e di imparare, quindi non so a 20 anni fa se cosa pensavo, diciamo, se il mio progetto poteva essere realizzabile o meno, questo non lo so, però di sicuro ci ho messo l'anima, ecco.